viviamo in case di cartone di un solo colore per 24 ore! Benvenuti nella mia casetta gialla! Guardate, ho un pupazzo giallo, un cuscino giallo per dormire e anche la sedia gialla. Anche il letto. Però va bene, almeno una banana. Pronto? Ma che cos'è? Ah, ecco dov'era il telefono! Pronto? Ah, questa bellissima casa verde è fantastica! Ci sono tantissime cose. Ho un migliore amico, un televisore e tantissime pere per quando ho fame, che bello! E poi questa comodissima sedia. Oh, la mia casa è così accogliente! Qui posso fare la doccia? Qui? Oh, ma che cos'è? Che carina, questa è una lanterna per dormire. E poi un bel giocattolo. Uno che carina questa macchinina. E qui invece c'è la mia piccola cucina. E ovviamente una mela per mangiare. Guardate quanto è bella casa mia. C'è il meraviglioso ventaglio per soffiarmi e pure le piume. E la cosa più bella è questo. Un frigo. Però non c'è quello che mi piace. C'è questo bellissimo telefono per chiamare. E sì, salve, una pizza per questa sera, grazie. La sopravvivenza in queste casette di cartone non sarà assolutamente facile, perché la mia assistente Samantha sta per consegnarvi la prima challenge. Eccomi, sono pronta. Mi raccomando, ogni scatola nella casetta del suo colore. Va bene, quindi il primo è Danny. Esatto, scatola rossa, vai. Danny, ho un fatto per te. Ehi, 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 stai attento. Se esci anche con l'altro piede, sarai eliminato, Scusa. Vietato uscire dalla casetta. Giulì. Sono eccomi. Qui. Sì. Stavo per andarmene. No, non puoi andartene. Anche io ho bisogno della scatola. Ok. Grazie, arrivederci. Prego. Buona giornata. Buona giornata. Oh, ciao Samantha. Prego. Chissà che cosa c'è. No. Non lo devi muovere troppo velocemente. È un pacco molto fragile. Oh, va bene, grazie mille. Mi raccomando. Sì. Che paura. Ecco a te, Ninna. Grazie. Ecco, questo il mio lavoro è terminato. Sì, ok. Entra, Samantha. Ok, grazie dell'aiuto. Finalmente Matti mi ha fatto un regalo. Chissà cos'è, forse una scarpa gialla. Una borsa gialla. Oppure dei trucchi gialli. Forse non gli userei i trucchi gialli, sinceramente, vabbè. Ma che cos'è? Perché fa bip, bip, bip? Vediamo che cosa c'è nella mia scatola. Wow, ma che cos'è? Oh, un razzo giocattolo, ma è bellissimo. Sembra un razzo, come funziona allora? Attenzione però, perché all'interno della scatola c'è una bomba da disinnescare. Avrete un minuto di tempo. E se non riuscirete a trovare la combinazione, beh, siete fregati. Cosa? Avete sentito che cosa ha detto Matti? Che cosa? Allora mi devo muovere, oddio! Davvero? Entro un minuto! E come si fa? Non capisco niente! Forse non funziona così. Devo disinnescare il razzo. Julie, ce la puoi fare? Julie, dai. No, così non funziona. Dai, ti prego. Oh no. Come si fa? Allora, forse questo. No. E questo. Ok, se premo questo fa così. Se premo questo fa così. Ti prego, non scoppiare. Così? Di nuovo! Io credo in te, Giulia, cioè credo in me stessa. E ok, vediamo. Aspetta, manca poco. Se non mi sbrigo esploderà, devo muovermi, dai! Ragazzi, forza, Danny, Pippo, dovete sbrigarvi! Mancano solo 30 secondi, dai! È un po' difficile capire come funziona questa cosa. Ninna, ragiona. Premo questo e si accende. Perfetto. Questo e si accende. Vediamo, ci sarà una soluzione. E questo no. Dai, funziona. Forse schiacciando qui. Ragazzi, io non vorrei dirvelo perché vi vedo in seria difficoltà, ma mancano solo 10 secondi. Non funziona. Manca questo. Oh.
Guarda, si è innescato il razzo! 3, 2, 1... Adoro queste challenge, bella capigliatura, complimenti. Grazie Matti. Visto che hai vinto, questo è il tuo premio, Ninna. Che cosa dovrei fare? No, non devi pettinarmi i capelli, puoi decorare la tua stanza, così la casa di cartone sarà più bella. Oh sì, mi piace, farò tanti cuoricini. Oh no, ci metterò tantissimo. Complimenti Julie, hai vinto gli strumenti per decorare la tua casa. Cosa? Gli strumenti per decorare la casa? Ma io volevo del cibo, ho tanta fame. Julie, pensa a decorare la casa, che è meglio. E va bene, disegnerò una buonissima pizza. Oh, una pizza rosa? E va bene. Ma fa schifo questo disegno, non sono riuscita, uffa. Ho finito. Oh, sono troppo bravo, ci sono riuscito. Adesso raggiungerò la casa di Julie. Sì, maialino. Sì, no, cosa? Puoi giocare? Sì, ma tu sai come mi chiamo io? Julie. Sì, mi chiamo Julie. Ma sta parlando? Mi chiamo Julie. Sì, sono proprio io. Parla, sta parlando. Oh, ciao Julie! Danny, ma eri tu! Non sì. Era il maialino! Ma no, che c'entra il maialino? Ma nemmeno parla questo peluche! Comunque, che ci fai qui? Beh, sono riuscita a raggiungerti! Ho creato un tunnel da casa mia verso casa tua! Sono entrato qui dentro così possiamo stare insieme! Che bello, sono felicissima! Guarda qui, ho anche un frigo con tante cose buone da mangiare! Sì! Oh. Che c'è? Ehi! Sì, Matti! Tutto bene qui? Tutto benissimo! Dato che non c'è la pizza, stavo mangiando dei buonissimi... non so come si chiama, ne vuoi uno? No, grazie, ma con chi stavi parlando? Col maialino, maialino! È molto carino, lo vedi? Sì, è molto carino, ma i maialini non parlano. No, sono io, guarda. Ciao, maialino, come stai? Sto molto bene, molto bene. Hai sentito? Ti tengo d'occhio. Mi tiene d'occhio. Danny, parleremo più piano da ora in poi. È andato via? Sì. Ok, piano. Oh, grazie, Giulio. Prossima challenge. Chi colpisce più volte con la pallina colorata? Il foglio vincerà. E attenzione, perché avrete un vantaggio importantissimo. Quindi vi consiglio di non sbagliare. Siete pronti? Sì! E allora 3, 2, 1, via! Ok! Oh, aspetta, non so. Sì, prendo la mira. Ok, sì! Uffa! Questo è bello pieno! Vale. Vai! Sì. Troppo bravo! Ho finito le palline! Anch'io! Oh, fortissimo! Sì. Ho finito! Molto bene! Bravi ragazzi, ma ora devo analizzare e capire chi è stato il vincitore. Siete curiosi? Allora falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, perché il vincitore è... Direi proprio di sì, Pippo! Sì, che bello, ho vinto! Sapevo di essere stato bravo, ho una mira infallibile! Pippo, complimenti! Come ha detto Matti, hai ottenuto un vantaggio enorme! Infatti dovrai scegliere chi indosserà questa maschera per ben 2 ore! Bene, bene, bene! Devo farmi un po' di calcoli, allora chi la posso dare? A Danny, a Julie? Secondo me devi scegliere una persona molto forte, perché tenere questa maschera non è un gioco semplice. Allora so a chi darla, a Ninna. Ninna, stiamo arrivando. In questo modo svantaggerò sicuramente Ninna e la vittoria sarà mia. Ninna, sì? Ti ho portato la tua penitenza. Penitenza? Sì, perché Pippo ha scelto proprio te. Dovrai indossare questa maschera per ben 2 ore. Se devi mangiare, devi mangiare con la maschera. Se devi bere, devi bere con la maschera. Se devi andare a fare pipì, devi fare pipì con la maschera. Esatto. In bocca al lupo. Ma 2 ore sono troppe. Perché Pippo ha scelto proprio me? Non si vede niente.
Vabbè, comunque, non disperiamoci. Visto che Pippo ha scelto proprio me per indossare questo... Appunto. Io gli farò un bello scherzetto. Vedete questo? È perché io non lo vedo. Questo è il mio fidato elicottero. Lo farò volare fino alla casa di Pippo portandogli un regalino. E poi... Boom! Questo è il regalo da parte mia per Pippo. Glielo porterò il mio super elicottero. Ehi, ma che cos'è questo rumore? Un elicottero con delle patatine, che bello, le voglio! Ah, ora me le posso mangiare tutte! Non vedo l'ora di farmi una grandissima scorpacciata di patatine! Ma che cos'era? Che cos'era? Un serpente! Divertente! Ma Ninna sta ridendo! Ninna, questo non va bene! Ma chi è? E perché lo fa? Si chiese Matti. E come possiamo fermarlo? Domandò Ninna. I pensieri del... Danny? Per caso hai fatto una puzzetta? Oh, sì, Julie, sono stato io. Ma perché l'hai fatta qui? Non vedi che non ci sono finestre? Va bene, Julie, dai, non ti preoccupare. Continuiamo a leggere Emergenza Colori. Va bene, continuo a leggere, ma adesso io mi metterò così. Tu non preoccuparti, continua pure. Matti! Oh, è Ninna! Ti prego, fammi togliere questa maschera, non ne posso più! Che succede se clicco qua? Ninna, sono passati 10 minuti, non puoi toglierla, manca 1 ora e 50. Se vuoi, posso proporti una challenge in cui se vinci potrai toglierti la maschera, che sì, dici? Sì, sì, mi piace, facciamola! Sarà difficile però, preparati! Ninna, stai per giocare a nascondino e hai 1 minuto per trovare tutte le persone nascoste nelle scatole. Ce la farai? Dove sei finita? Ninna? Eh? Ah, eccoti, ok. Diamo il via al timer, non puoi sbagliare, via! Ok, ok. Guardate. Secondo me non troverà nessuno. Aia! Ok, mettiamo un po'. Oh no, di qua no. No, scusa scatola. Ehi, c'è qualcuno? Oh, mi hai trovato. Oh, che bello. Ok, Danny trovato. Bravissima Ninna, hai trovato Danny. Ma ti mancano ancora altre persone. Cosa aspetti? Il tempo scorre. Ok, ok. Corri Ninna, dai. Aia. Ma oh, c'è qualcuno? No, non volevo dire aia. Oh oh. Mi sa che mi ha trovato. Cos'è? Samantha, sono i tuoi capelli? No, è un polipo. Sì, un polipo, certo. Samantha ha trovato, venga giù lì. Giù lì, c'è la pizza. La pizza, ho detto pizza. Samantha, trovata, trovata. No, giù lì, ma che cosa fai? E non so come, ma ce l'hai fatta. Ninna, ti tolgo la maschera. Perché hai vinto. Sei brutto! No, scherzo, sei bellissimo! Guarda che te la rimetto, eh! Pippo! Sei pronta ad accogliere la tua nuova coinquilina? Che cosa, Samantha, scusa? Mi sono stufata di fare l'assistente, voglio entrare in gioco anch'io! No, perdonami! Qui dentro ci sono già tantissime persone, ci sono io, c'è la mia tartaruga e c'è pure il serpente che mi ha inviato Ninna! Quindi siamo pieni, grazie! Non ci sono problemi! Cacciamo la tua tartaruga, il serpente e possiamo cacciare anche te! L'importante è che entri in gioco io! Ma non preferiresti andare nella casa di Danny? È più spaziosa! Ma ho preso tutte cose verdi, guarda, ho comprato la valigia, ho preso il serpente, il cuscino, dai, inizia a farmi spazio. Sono finite, l'ultima. Danny, ciao, sei tornato. Sì, siamo stretti, Samantha. Mi pare questo il modo di accogliere una signorina? Alzati, mi dovrei sedere io sulla sedia. Oh, vuoi pure alzarti nell'unico punto comodo della casa? No, io me ne sto seduto qua, mentre mi guardo la televisione. Tu al massimo ti metti all'angolino e non mi parli, va
bene? Anzi, passami una pera. Non pensavo fossi così sgarbato. Mi fai sedere per terra, non mi dai un appoggio e nemmeno da mangiare. Perché mi educato entrare in casa degli sconosciuti così, senza essere neanche invitati? Ma io ti ho avvisato, ti ho detto: Pippo, sei pronto ad accogliere una nuova conquilina? Più di così che dovevo fare? Ma io ho detto di no. Non puoi dire di no, Samantha. Che buona questa mela. Almeno posso mangiare il cibo del mio colore. Io devo confessarti una cosa. Le ho mangiate tutte, questa è l'ultima. Oh no, Giulie. Ma cosa sono questi rumori? Danny, tutto bene? Danny, sei qui? Ma dov'è finito? Danny! Danny, non è divertente. Non giochiamo a nascondino ora. Ragazzi, ma Danny non c'è. E poi che cos'è questo? Un tunnel. Questa volta l'ha combinata grossa. Certo, adesso mi sento molto Giulie! In colpa che... Giulie! Che c'è? Oh, senti qualcosa? No. Anzi, hanno bussato. Qualcuno? Hanno bussato, hai sentito? Sì. Questo è... Il tavolo si muove. Oh. Si muove il tavolo. Ma che è? Batti! Peccati. Ora vi aspetta una bella penitenza. Perfetto, ecco la vostra penitenza. Dovrete condividere la casa, Giulie dalla parte rosa e Danny dalla parte rossa. Matti, però così non ho più lo spazio che avevo prima. Mi dispiace Giulie, ma è stata colpa vostra, mi avete costretto. Adesso tornate subito a casa e ricordate che continuo a controllarvi. Buona fortuna. Te l'avevo detto io, perché sei venuto da me? Sposta dentro prima io. Samantha, te ne vuoi andare? Perché tutti urlano? Matti! Che c'è? Perché tutti stanno urlando? Diciamo che la situazione si è complicata un po' nelle altre case. Io stavo cercando di riposarmi. Per favore, fai qualcosa, perché non posso dormire con questo baccano. Fare qualcosa? È il mio forte. Ragazzi, venite subito qui! Su, fuori, casa verde! Ma cosa vuoi anche tu, dimmi! Visto che state litigando da ormai un'ora, ho deciso di porre fine ai giochi con la battaglia finale. Solo chi vince la battaglia potrà tornare nella sua casetta. Quindi che abbia inizio la sfida scatolosa! Questa è casa mia! Preparatevi perché vi distruggerò uno a uno! È brutto vedervi litigare! Andrò a rilassarmi! Volevo vincere! Non ce l'ho fatta! Vedo che è andata bene, insomma. Complimenti. Benissimo. Giulie eliminata, Pippo eliminato, Samantha eliminata e Danny eliminato. Siete stati tutti quanti eliminati, tranne una persona. Ninna, sei la vincitrice della casa di cartone del tuo colore challenge. Non ci posso credere. Ma posso rimanere a vivere qui? Ma se vuoi. Allora ciao. Ciao ciao. Non è molto carina come casa. L'ultimo che esce dalla casa di cartone vince 1000 euro! Nella mia casetta ho tutto il necessario per sopravvivere anche una settimana. Ho il mio mini frigo con cibo e acqua, ho tutti i miei trucchi, così posso essere sempre bella e perfetta, e ho anche... Ho dimenticato il mio iPad fuori! Come faccio? Lì dentro c'era tutto! La musica, i giochi per trattenermi e un piano malefico per sabotare tutti! Volevo dire un piano per aiutare tutti! Perfetto! Ho anche una TV per guardare i video di Ninna e Matti! E delle bellissime cuffiette per ascoltare la musica tutto il tempo! Ovviamente però è tutto di cartone! È tutto di cartone! Io sono allergico al cartone! Oh no!
Ciao amici, io mi chiamo Marco e sono il vostro nuovo coinquilino. Lo so, la casa non è molto arredata, ma sono sicuro che ci divertiremo un mondo insieme. Tranquillo Marco, qualsiasi posto con te può essere chiamato casa. Oh, ti voglio tanto bene, orsetto di cartone. Marco, tutto bene? Vabbè. Pippo, come procede? Ciao Patti, tutto bene, grazie. Jasmine, almeno tu stai bene? Ma voi siete tutti strani comunque. Inna! Stavo cercando proprio te. Hai visto che bella casa ho preparato per te? Fantastica, però avrei bisogno di una cosa che ho dimenticato fuori. Non è che puoi prendermi il mio tablet? Anzi meglio, vado io a prenderlo, un secondo ci metto. Fammici pensare, no. E se esci dalla casa di cartone per prendere il tablet, ricordati che sarai eliminata poi. Matti, ma io ho bisogno di quel tablet. Mi dispiace, vietato, non puoi. Forse non hai capito, a me serve quel tablet. Prima challenge. Aeroplanini di carta challenge. Chi riesce a costruire il migliore aeroplanino e a farlo volare il più lontano possibile avrà vinto questa sfida e anche un premio segreto. Io so benissimo come si costruiscono gli aeroplanini di carta. Da piccola facevo anche le gare. Mio nonno mi ha insegnato tutti i segreti. Ok, mi ricordo che va fatto così, mi sembra, sì. Ok, sta avvenendo benissimo. Io sono davvero forte, a scuola ero il più bravo a fare gli aeroplanini. Ok, è arrivato il momento di usare il righello. Mi dovevo grattare la schiena. Ripieghiamo. Questo lo ripieghiamo così. È un po' storto. Da piccola sapevo farli meglio. Così è bello però. Ok, ho finito. Ma sembra troppo semplice. Quindi, siccome ho dei glitter, ce li aggiungerò. Secondo me è l'aereo più bello di tutti. Ok, questo facciamo un po'. Oh no, ho fatto un taglietto. Cerchiamo di rimediare. Ok, devo piegare soltanto più quest'ultima parte. E ho finito! Ta-da! Ma ho fatto una barchetta! Questo è l'aeroplanino più forte del mondo! Vincerò sicuramente! Venite subito qui con i vostri aeroplanini! Ma quello cos'è? È una barca. Ok, invece il tuo Pippo è bellissimo, vero? Sì, buona fortuna. Grazie. Il mio è un Boeing 737. Questo è un aereo super sportivo. Guarda il mio quanto è bello. Vincerebbe sicuramente una sfilata di moda. Ma ora la sfida è quella di far arrivare l'aeroplanino il più lontano possibile. Quindi al mio via dovete lanciarlo tutti, ok? Sì. Siete pronti? Sì. Accendete i motori e... 3, 2, 1, via! Vieni con me. Io sapevo che le barche non potevano volare. Quello che hai vinto è un bellissimo sacchetto con la colazione. Così puoi fare colazione nella tua casa di cartone. Vedi, anche la busta è di cartone. Ma io ho già il cibo nella mia casa. Aspetta,
Come fai ad avere il cibo nella tua casa? L'ho trovato lì. Io volevo il mio tablet! Prego per averti dato questo premio comunque. Mamma mia, non apprezza nemmeno. Io non volevo il cibo, io ho già il cibo. Ho bisogno del mio tablet! Ma forse ho un'idea. Prendo questo. Perfetto, Matti è passato. Marco, Marco! Ninna, ma che ci fai qui? Ti regalo questo se mi dai il tuo robot. Una ciambella in cambio del robot? E dopo tutto è soltanto il mio secondo migliore amico. Ecco te, Ninna. Grazie. E non dimenticare il telecomando. Sì, grazie. Missione compiuta. Ah, credo proprio di essermi abituato al cartone. Sto proprio bene. Devo soffiarmi il naso. Cosa c'è qua? No, non va bene, c'è ancora troppo cartone. Questo che cos'è? No, cartone, questo... No, cartone. Ecco qua, qui c'è qualcosa, sembra un fazzoletto. Ok, mi è rimasto soltanto questo. Non ti azzardare. Perché, ma... Ti rendi conto che ti stavi per soffiare il naso con un biglietto del nostro spettacolo? Oh, sarebbe stato un errore imperdonabile. Ecco, esatto, anche perché poi me l'avresti ripagato. Falsacchiotti, voi invece acquistate il biglietto per il nostro tour di spettacoli 2024 di Ninna e Matti. E una volta che lo ricevete a casa, mi raccomando, non soffiatevi il naso e preparatevi a cantare tutte le canzoni, perché sarà uno show incredibile. Te lo ridò, ma non ti ci soffiare il naso. Va bene, Matti, grazie. Grazie, andrò allo spettacolo. Come faccio? Mi sto annoiando, non so che fare. Perché non diamo fastidio agli altri? Soprattutto a Pippo? Oddio, no, non ce la faccio più. Devo prendere un po' d'aria, così potrò finalmente vincere questa challenge. Siccome Pippo è fuori dalla finestra, ora utilizzerò la mia arma segreta per dargli fastidio. Ma che cos'era? Una pallina? Jasmine, ma che cosa stai facendo? Mi dai fastidio così! Va bene, adesso mi devo vendicare! Preparati, Jasmine! Semplice, ora tocca passare alle maniere forti. Vediamo così ora se Pippo si arrende. Pippo, prendi questa! Oh no, hai un nerf, Jasmine! Non vale! Vediamo se ora scherzi comunque. Prendi questo! Sto vincendo io! Non è giusto, Jasmine sta vincendo! Devo fare qualcosa anch'io! Prenderò il mio nerf! Prendi questo, Jasmine! Amore? Ok, ci sono. Matti! Che c'è, Ninna? Il tablet non te lo do, eh? Benvenuto, devo cantarti una canzone. Certo che è proprio bella questa casa. Sì, vabbè, senti qua. Caro Matti, io ti amo, ma ho bisogno di una mano. So che tu mi puoi aiutare, perché non prendi il mio iPad, amore? Se aiuti proprio me, ti regalo una squeezy pen. Bella canzone, quindi praticamente io dovrei prenderti il tablet, darlo a te e tu mi darai una squeezy pen in cambio. Allora, fammi pensare, in effetti è una bella offerta, potrei accettare e ottenere una squeezy pen, che è veramente bella, la penna migliore del mondo. Del mondo? Ma cos'è? La mia icona peccato! Scusa un attimo. No, Matti, la squeezy pen! Ah, il mio tablet! Stop! Ma che cosa state facendo? Ha cominciato lei, Matti! Non è vero! Va bene, se proprio volete sfidarvi, accettate la mia prossima challenge. Uno contro uno. Non scegliere la scatola sbagliata. In queste scatole potrete trovare dei bonus oppure qualcosa di brutto. Dovrete tirare uno di questi fili rossi e poi, in base al filo che scegliete, una scatola verrà da voi e l'aprirete. Jasmine, inizia tu. Quale scelgo? Io vorrei la scatola con gli animali. È troppo carino. Scelgo questo, sì, questo. Ok, allora adesso tira il filo e spera che ci sia la scatola con i cagnolini. Vado,
Niente scatola con i cagnolini. Vabbè dai, speriamoci sia qualcosa di bello dentro. Che il mio piano abbia inizio. Vai, robottino. Vai. A dopo, torna con il mio tablet. Guarda che belli! Beh, non era la scatola con i cagnolini, ma hai trovato una decorazione per la tua casetta di cartone. Sono bellissimi! Guarda, Pippo! Ah, bei cuoricini, Jasmine! E per chi sono? Per Marco! No, sono per te! Oh. Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere, perché Pippo devi scegliere il filo che vuoi. Ok, vai avanti. No, perché... sbattere, no! Vediamo bene che cosa posso scegliere. Stai attento, perché alcune scatole sono pericolose. Oh no, devo concentrarmi allora. Questo mi ispira fiducia. Okay. Allora tira. Sì! Oh, un'altra scatola azzurra! Oh, una caramella! Meno male, avevo tantissima fame. Bravi ragazzi, siete stati fortunati. Cosa, Matti, ma cosa di cartone? Oh. Che sfortuna, effettivamente era in una scatola di cartone. Mi dispiace. Vedi, meglio i miei cuoricini. Perché fa quello che vuole lui? Ehi, robottino, ok, avanti, 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 avanti. Ci sono ancora le tue scatole con i cagnolini, eh? Scelgo questa. Niente, niente scatola con i cagnolini. Vediamo. Che cos'è? Oh, non ci posso credere. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi in questo momento al canale di Rin e Matti, perché è uscito lo Switch. Grazie a questo potrai decidere di fare uno scambio di casa. Puoi spostarti in un'altra casa se la tua non ti piace, oppure puoi decidere di far scambiare i tuoi avversari. Cosa scegli? Allora, la casa di Nina è molto bella. Devi prendere il mio tablet. Però la mia lo è di più, quindi sarebbe inutile scambiare con lei. Ok, ci sono quasi, ci sono quasi. Secondo me Marco potrebbe scambiare con Nina. Cosa? Ma la casa di Marco fa schifo! È tutta tua, Ninna. Io vado nella tua casa adesso. Permesso? Vediamo se questa volta riesci a prendere tu la scatola con i cagnolini, magari. Speriamo di non prendere un malus. Oh, non è possibile! Vai nella casa piccola! Oh no, ma qual è la casa piccola? Oh, Pippo, mi dispiace per te. Per continuare questa challenge dovrai avere molto coraggio. Oh no, speriamo che non sia di cartone almeno. Oh no, questa casetta è piccolissima e poi c'è tantissimo cartone. Non so dove girarmi. Questa casa è bruttissima, non c'è niente dentro. Va bene, Ninna, calmati, ho un'idea. Con questo Marco verrà eliminato e io potrò tornare nella mia casa. Perfetto, Matti è antipatico. Matti, guarda cosa ho trovato nella casa di Marco. Ah, cosa hai trovato? Una scritta: Matti è antipatico e questo sei tu. Cosa? Marco ha scritto che sono antipatico? Sì, faglielo chiedere. Io sono il conduttore della challenge e potrei squalificarlo. Marco? Marco? Sì, Matti? Come ti sei permessa ad aver scritto che sono antipatico sul muro della casa? Ehi, ma io non ho scritto nulla del genere. È vero, Marco, non ho scritto nulla del genere. Non prendermi in giro con questo stupido pupazzo, io l'ho letto. Ma se non ci credi, allora guarda pure le telecamere di sicurezza. Telecamere? Ottima idea, ma se sei stato tu, sappi che ti squalificherò! Antipatico! Marco aveva ragione, è stata Ninna! Non ce la faccio più, è strettissima questa casa, non c'è un letto, non c'è nulla e poi è tutta di cartone, io sto malissimo, voglio uscire. Devo andare a prendere il mio iPad. Eccoti. Ci siamo quasi. Ehi,
Che ci fai qui? Sono sonnambula. Sonnambula? Una sonnambula che ha costruito... Ninna, tutto ok? Stavi cercando per caso di prendere questo? Grazie. Oh, assolutamente grazie. No. E oltre a non avere il tuo tablet, sappi che sei anche eliminata dalla sfida. Ma è di cartone questo? Ma non è una casa, sei uscita. Devo ammettere però che è molto originale. Oh no. Non ce la faccio più a stare qui dentro. Sto starnutendo da tutta la notte. Non ce la faccio. Ah, dov'è casa di Jasmine? Non vedo più niente. Ho le lacrime agli occhi per colpa dell'allergia. Se non mi ricordo male è quella. Jasmine! Jasmine, non mi fate dormire tutta la notte. Mi devi vergognare. Per colpa tua ho starnutito. Mi sono sentito male. Ho tutte le gambe che mi fanno male. E ora io ti faccio uscire. Hai capito? Devi uscire da questa casa. Come sono uscito anche io. Ma che ti impari a tu? E ora devi uscire, Jasmine. Marco! Hai distrutto la casa, Pippo! Credevo fossi mio amico! Ma tu che cosa ci fai qui? Questa è la casa di Jasmine! No, è la casa di Ninna che adesso era la mia, però tu l'hai distrutta! Ma mi ho letto male, scusa! Sei proprio un burbero! Oh, scusa, Marco! Cosa è successo qui? Diciamo che mi sono confuso, dovevo vendicarmi e ho eliminato Marco, mi sbaglio. Ottimo, tu sei eliminato, Marco sei eliminato, Ninna è stata eliminata, però Jasmine, in tutto questo tu sei la vincitrice. Sì, vedi, ti ho sconfitto. Prendo il tuo premio. Ecco il tuo fantastico premio. Ma è una coppa di cartone. Beh, un bellissimo e incredibile premio per questa challenge cartonesca. Cosa ci faccio con una coppa di cartone? Io che ne so, facci quello che vuoi. Ciao! Oggi vivrete in una prigione di cartone gigante contro una prigione di cartone piccolissima. È il mio nuovo videogioco di cartone, così non posso annoiarmi qui dentro. No. Questo serve per spaccare la porta. No, no! Non ci provare. Dobbiamo uscire da qua, l'hai capito? Dobbiamo andare nella prigione grande. Non esiste la prigione grande, noi dobbiamo rimanere qui e giocare ai videogiochi. Perché tu non mi dai una mano? Samantha, ma quanto parli? Che cos'è che hai detto? Canto benissimo, sì, lo so! In love, in love, canto in love, in love, in love. Puoi dirlo insieme a me. Ti amo, ti chiedo su te. In love, in love, in love. Guardate ragazze, sono in televisione, sono famosa adesso. Questo è Marco del telegiornale di cartone. Oggi le previsioni danno pioggia di carta. Tu non capisci, dobbiamo uscire da questa prigione, se no non arriveremo in tempo ai nostri spettacoli! Attenzione, attenzione, è arrivato il primo tour di spettacoli di Nino e Matti! Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano! Ai nostri spettacoli? Ma i nostri spettacoli sono ad aprile, che cosa c'entra? Mancano mesi ancora! Effettivamente è vero! E poi, falsacchiotti, voi avete ancora tempo per prendere i nostri biglietti a Roma, Milano, Napoli e Bari. Andate nel link in descrizione perché sarà lo spettacolo più incredibile di sempre. Se usciamo di prigione... È punto, dobbiamo uscire! Dai Marco, sbrigati! Vogliamo giocare! Ecco che arriva la palla! Vai! Oh. Tranquilla, ne ho qui un'altra! Che cos'è tutto questo rumore? Infatti! Niente, ci stavamo un po' divertendo! No, 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 no! Non siamo mica in un asilo! No, 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 non è un asilo questo! No. Esatto! Per questo avrete una punizione! No, non è giusto! Una punizione molto severa! Sì. Adesso vi punirò con...
Il tubo di forza! Il tubo di forza! Il tubo di forza? Il tubo di forza è il nome più buffo che abbia mai sentito! Marco, che cosa c'è da ridere sul tubo di forza? Me lo vuoi spiegare? Niente, bellissimo poliziotto, non c'è proprio nulla da ridere. Questa cosa mi ha fatto davvero arrabbiare. Per questo lo userai tu, il tubo di forza. Sì, lo userai tu, Marco. Oh oh. Hai sentito? Sì, ma cos'è il tubo di forza? Non lo so, non l'ho mai sentito. Ma meglio comportarsi bene con quei poliziotti. Facciamo i bravi. Io te l'avevo detto, Marco, che non ti dovevi comportare male. Però sei troppo buffo. La prossima volta ci pensi due volte a ridere. Dai, ragazze, non mi prendete in giro anche voi. Che tubo di forza, questo è un tubo scomodissimo. Poliziotti, farò il bravo, me lo togliete, per favore. Senti un po', fai un giro. Vai, sei proprio carino. Siete proprio antipatiche voi due. Bene, bene, bene. Bene. Avete visto che succede a chi si comporta male? Ma avete visto che... Ti sposti, Alex? Ah, grazie. Perché se vi continuate a comportare male, potrebbe arrivare il mostro di cartone. Il mostro di cartone? Il mostro di cartone. Alex, la vuoi smettere di ripetere tutto quello che dico? Ma io lo conosco, il mostro di cartone. È una scimmietta, vero? No, no, non credo proprio, Ninna. Il mostro di cartone fa paura, è cattivo. Ah. Il piano? Sì, in realtà no, non è chiaro l'ultimo passaggio. Te l'ho ripetuto 3 volte! Un'ultimissima volta, per favore. Ok, l'ultima. Io uscirò dalla cella e andrò in bagno per fare un pipistop. Tu invece rimarrai dentro perché dovrai distrarre i poliziotti. Soprattutto Pippo il poliziotto. Io invece dal bagno passerò nel tunnel che scaverò proprio sotto il lavandino e andrò a finire fuori perché il bagno è collegato con l'esterno. Una volta fuori poi rientrerò dentro per aiutarti ad uscire e tutti e due evaderemo. Hai capito adesso? Sì, ho capito, ma dove hai preso la squeezy pen? In edicola, la porto sempre con me comunque, ma ti devi stare concentrato! Aspetta, 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 ma era un'edicola di cartone per caso? No, era un'edicola vera, quella dove vendono tutta la collezione delle squeezy pen. Tutta quanta? E ci sono anch'io, matti di cartone? No, sei matti vero. Ok. Questo piano è perfetto! Io ho i miei dubbi. Non lo so, ragazze, ma sta venendo bene secondo voi? Sì, 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 benissimo. Vai, attacca questo. Ma non ci riusciremo mai. Se solo avessi anch'io le mani a disposizione. Sta venendo benissimo, però manca del cartone. Jasmine, Marco, andate a prenderlo. Yeah. Poliziotti! Dici, Ninna, che è successo? Io dovrei fare un pipistop. Pipistop? No, io non ti posso accompagnare. Devo fare qualcosa di molto più importante. Alex, ti posso affidare un compito importantissimo? Ma sì, sì, certo, agli ordini. Ok, allora accompagna Ninna in bagno e mi raccomando, tienila d'occhio. Tienila d'occhio, ricevuto. Speriamo bene. Grazie. In realtà non devo fare pipì. Sto solo aspettando che Matti inizi a distrarre il poliziotto. Aspettiamo. Cosa possiamo rompere? Tutto tranne la TV, ti prego! Perché proprio il cactus? Dai, sì, mi sembra ottimo, ma come faccio io? Devi farlo tutto con le tue mani! Vero, occhio a non pungerti però! Aspetta, ti do una mano con i denti! Ok, direi che basta, no? Non va bene. Perché Ninna non sta tornando? Mi aveva detto che sarebbe tornata da me a prendermi. Perché devo evadere anch'io dalla prigione di cartone? No, 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 no. Non ci siamo affatto. Sono passati ormai più di 10 minuti. Ninna, dove sei finita? Mi manchi tanto. Vabbè, basta. Forse Ninna è in difficoltà perché il poliziotto la sta sorvegliando. Devo intervenire. Diamo inizio all'operazione. Distrai la guardia che sta sorvegliando Ninna facendo finta di esserti fatto male, ma in realtà non ti sei fatto male. C'è solo un piccolo problema. Come faccio a far finta di farmi male? Qui è tutto così leggero, è tutto di carta. Ma forse potrei usare questa. 3, 2, 1. Aia!
Ai ai ai! Perfetto, Mattia ha incominciato a distrarre il poliziotto. Posso partire con il mio piano. Ai ai ai, che dolore! Che dolore! Mamma mia! Ai, aiuto! Ai ai ai! Matti, che succede? Perché stai urlando così tanto? Mi hai distratto mentre stavo facendo quella cosa importantissima. Poliziotto Alex, mettigli subito uno scotch in bocca così smette di urlare, va bene? Va bene. No, no, no! Io mi sono fatto male alla testa! Ah, non me ne importa nulla! Allora, sorvegliano, scotch in bocca e io continuo a fare quella cosa importantissima. Sorveglialo, scotch in bocca e sorvegliano, ok, perfetto. Poliziotto, ho preso una brutta botta. Forse è meglio mettermi un cerotto. Qui, mi fa male qui. Anzi, no, 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 aspetta, qui mi fa male. Qui proprio, anzi, no, 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 sento il dolore qua. Sì, lo sento qui, ecco, grazie. Ah, forse è un po' meglio. Anche se adesso mi sta iniziando a far male anche la guancia. No, anche il naso, anche qua sopra. La fronte, la testa, i capelli. Mi chiedi come fa, ti dico scava. Mannaggia, ho sbagliato di nuovo, devo ricominciare. Oh no, dovevo essere fuori la prigione, non dentro nell'ufficio del poliziotto. Adesso ti fa male? Sinceramente, mi fa male un pochino qui, sul naso, proprio qui, vedi? Me lo puoi mettere qua? Ok, qua? Sì, esatto. Ok. Perfetto, ok. Oh, ok, adesso direi che sto molto meglio finalmente. Sei un ottimo dottore. Grazie. Oh cavolo, sta iniziando a prudermi la schiena. Ragazzi, potreste dargli una mano? Mi prude la schiena. Sì, un attimo. Smettetela di giocare, mi prude veramente tanto la schiena. Vabbè, capita. Darò una punizione esemplare! La colpa tua! Ma mi prudeva la schiena! Avanti, seguitemi! Prigioniero Matti, esci! Facciamo uno scambio! Uno scambio? Non male! Qui siamo troppo stretti! Lo so, hai ragione! Ringrazio Manto! È colpa sua se siamo qui in questa mini prigione! Dai ragazzi, guardate il lato positivo! Almeno non mi prude più la schiena! Basta con... Ai ai ai, questi cerotti mi hanno stancato! Comunque questo è un sogno! Sono nella prigione gigante! Vi rendete conto? Wow, è così spaziosa! Ma aspetta un attimo... Ninna non sa che io sono qui ora. E poi l'uscita per la nostra evasione si trova nella prigione piccola. Ora sono nella prigione sbagliata. Certo che non è proprio capace a ballare. Sembra un pinguino. Basta, mi sono stancato, non ci riesco proprio. Vado a mangiarmi tantissime caramelle, così mi consolo un pochino. Quante sono? Mi farò una bella scorpacciata. Iniziamo. Forse non dovrei rimanere qua. Meglio tornare nel tunnel. Adesso che cosa faccio? Adesso che cosa faccio? Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti per aiutarmi a trovare una soluzione. Perché io in questo momento non ce l'ho proprio. L'unica cosa che mi rimane da fare è esplorare questa prigione. Guardate un po' cosa c'è qui. Una chitarra molto più grande di quella che avevo io. E c'è anche una televisione enorme. Quanti pollici sarà? E invece lì che cosa c'è? Ma questo sembra un manichino di cartone. È il momento del pranzo. Torna dietro. Cibo. Finalmente si mangia. È l'unica notizia bella della giornata. Eccolo lì. Non ci posso credere. Cosa sono questi mini panini? Ma poi sono di cartone, ma chi li mangia? Ho mangiato di peggio, sapete? Marco! Vai! Sono di cartone, il cartone non si mangia. E io non voglio rischiare di andare in infermeria per te un'altra volta, eh. Grazie,
Niente male, guardate, abbiamo bibite, panini. Questa sarebbe una ciambella. Ora che ci penso, non posso mangiare queste cose. All'interno hanno solo carta e cartone. Ma che cosa ci faccio? Vabbè, magari posso provare a bere. È vuoto! No, 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 no! Tra poco dovrebbe arrivare Ninna dal passaggio segreto della prigione piccola! E io sono qui! Devo assolutamente tornare da lei! Ma come posso fare? Mi è venuta un'idea! Manichino di cartone, da adesso diventerai matti e ti farai una bella dormita! Adesso prendiamo la coperta. Ora i poliziotti crederanno che Matti, che in realtà è il manichino, stia dormendo, mentre io tornerò nella prigione piccola. Buonanotte. Porta della prigione a noi due. Aspetta un attimo. Ma si è aperta! Ok. Ciao prigione piccola, come va? Ragazzi, adesso dovete levarvi però! Ciao, 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 toglietevi! Qui? Ah, molto bene. Ninna, ti prego, arriva! Sono qui, ti sto aspettando! Ora basta, caramelle! Voglio tornare a ballare! Questa è la volta buona, me lo sento! Ninna, che cosa ci stai facendo qua? Niente! Matti, tutto bene? Hai bisogno di qualche altra cura medica per caso? Vabbè, sta dormendo. Dai Ninna, ti prego, torna! Matti, ma che stai facendo esattamente? Sto aspettando che Ninna ritorni dal passaggio segreto, è ovvio, no? Passaggio segreto? Ma noi possiamo venire con voi? Sì, devo ascoltare. Matti, poi mi spieghi una cosa. Che cos'è quello? Quello? Il disegno sul muro, cosa rappresenta? Ah, quello! Sì, quello è un disegno che ho fatto prima mentre mi annoiavo. Ma non rappresenta niente, stai tranquilla. Matti, vuoi che ti dica le previsioni del tempo? Questa televisione non entra. Ma è così anche con voi? Sì, Matti, non farci caso. È fatto così. Però torniamo ai discorsi seri. Io voglio sapere di questo passaggio segreto. Oh, basta. Questo passaggio segreto non ha informazioni. Non posso dirti nulla. È un segreto. Va bene, Ninna. Ora torna in prigione. Cos'è questo rumore? Matti, vedo Ninna come un poliziotto. No e poi no. Ninna deve uscire dal passaggio segreto. Lei completerà la missione. Se non ci credi, vieni a vedere. Spostatevi. Oh no, è Ninna ed è col poliziotto. Ok, adesso devo proprio dirlo. Missione fallita. Buongiorno, sono Ninna. E davanti. Benvenuti in un nuovissimo video. Siamo No, queste scatole ci servono un'altra cosa, non a regali di compleanno, ma che cosa andremo a fare oggi, Ninna? Un fortino. Esattamente, andremo a fare un fortino dentro casa con queste scatole e un sacco di accessori. Guardate il video fino alla fine perché creeremo una casa in una casa. Esatto. Una casa in una casa! Una casa in una casa! Dimmi se non mi dona questo vestito. No, assolutamente no. Aspetta, guarda, posso fare tutto. Non mi piace assolutamente. Senti, potresti toglierla che mi serve per iniziare a fare il fortino? Vabbè. Ma questa scatola è intelligentissima, si abbassa da sola. Ok. Hai visto? Allora, ho bisogno della tua ingegneria perché qui la situazione non è facile. Io posso fare tutto, tranquillo. Cosa stai facendo? Sto tagliando un albero. Cosa? Non ti sento, scusa. Qua nelle foreste dell'Amazzonia è molto pericoloso stare. Ce l'ho fatta! Voi avete mai fatto un fortino in casa? Ma soprattutto, lo avete mai iniziato a fare in questo modo? Io no, io non ho mai fatto un fortino. Ecco, si vede. E un attimo. Vai, è perfetto, è bellissimo! Dai, Ninna, ma non è così che si fanno i fortini. Dai, dobbiamo fare il gioco di squadra. Ok, leva la mano. Aia. Ci vorrà un pochino. Un po' troppo forse. Che
cosa stiamo facendo, Ninna? Stiamo iniziando la prima parte del nostro cortino. Ok, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare tutti i pezzetti in questo modo? Sì, ma solo da un lato. Ah, ok. I cortini non li posso costruire come su Fortnite, cioè mi basterebbe... Sì, carta e penna. Mi basterebbe questo e... Aspetta. No, no, non penso funzioni così, sai, nella vita reale? No. Allora, vediamo ragazzi come sta procedendo, secondo me è perfetto, già. Ok. Vedi, poi si attacca lì con un po' di scotch. Ma come pretendi che questo si attacchi sulla nostra libreria, secondo te? No, davvero, non si attaccherà mai. Io ho fatto il corso di ingegneria. Ma non si attacca! Aerospaziale e aeronautica. No, no, non si attacca, è impossibile. Ma tu conosci lo scotch? Sì, lo conosco lo scotch, ma da che lato? Va bene. Ma non potevamo comprare una compilation di pezzi di cartone? Al posto di fare tutto questo casino? No, pensavo fosse così. Fare ce l'abbiamo? Sì. Ecco qui il nostro. Ora serve lo scotch. Ora serve lo scotch. Vediamo un po' se davvero attaccherà oppure no. Servirà tanto scotch. Soprattutto tanta pazienza. Quindi tu non sei invitato, eh? Nina, io ho fame. Anch'io ho fame. Non ce la faccio più a costruire questo coso. Mi sono stancato. Va bene, allora io finirò, tu non sarai più invitato. No, ci voglio stare anche io qui dentro. Quindi finiamolo in fretta. Va bene. Sembra che al momento, regga, fino a qua ci siamo tutti. Solo che c'è qualcosa che non va. Vero, Nina? Aspetta. A reggi? Cosa stai per fare? Metti Nina. Matti? Cosa fai? Una cosa. Aspetta, ci vorrà un po'. Ho un'idea io intanto. Sì, dimmi. Beh, sì, mettiamo una scopa che blocca. Come se, sì, mettiamo una scopa che blocca e quindi lo fa tenere in piedi, lo mettiamo da solo. No, la mia idea è migliore, della tua che non ho ancora capito tra l'altro. Non ha funzionato la tua strategia, vero? Mettiamo una scopa? Ah, adesso mi credi. Ok, aspetta, tieni un attimo. Ti rimedio subito. Vai. Oppure potremmo mettere Willy che ce lo tiene. Non penso funziona, però. Vediamo se funziona. Ah. Oh! Non ci entra nessuno. Sì. Rimetti la scopa. Ok, l'ho messa. Ora non si sta male qui sotto. Ecco qua, lascia. Ok. Ok, abbiamo la prima parte. Bene, molto emozionante. Bellissimo. Fantastico, direi. Sì. Non è che sia la cosa più bella di sempre, neanche vista dalla fotocamera. No, è bellissimo. Va bene. Ok, continuiamo. Manca l'altra metà. Ecco qui la panoramica del nostro super mega fortino. Allora, abbiamo costruito la base, abbiamo questo e questo sarà l'interno. Wow! Non male. Ok, ragazzi, abbiamo chiuso anche questa parte. Siamo bravissimi. Ok, siamo bravissimi. Ce l'abbiamo. Ora dobbiamo fare la seconda parte. Ok, interessante. Ok. Ok? Ok. Tra un anno potremo già essere capaci di costruire delle case, eh? Siamo davvero bravi. Io non mi fiderei molto, no, però... No, non comprate mai le nostre case. Esatto. Attenzione, è passato pochissimo tempo, ma guardate già che pasti da gigante abbiamo fatto. Io sto facendo una cosa molto carina. Cioè? Sto mettendo questa coperta per chiudere questo lato qua. Guarda. Questo è un vero e proprio fortino. Diciamo che l'estetica non è il massimo, eh. Ma i fortini sono sempre molto brutti.
però dentro è molto carino. Va bene, mi fido. Ragazzi, abbiamo iniziato già a mettere un pochino di cose dentro al nostro fortino, ma dobbiamo per forza far capire che è il fortino di Lin e Matti. Vieni, tocca prima a te. Ninna, ma che fai? Io? Niente. No, niente. Scusa un secondo, ma ora che hai scritto Ninna, fortino di Ninna, e io? Matti, tu ti metti lì. Ma non era il nostro fortino questo? Sì, infatti stai lì accanto. Ma non è Ninna, tutto. Fai la E piccola, la E piccola. Ma non volevo dire però. E? Vai, Matti. Sì, io devo farlo più piccolo. Ma no, lo puoi fare gigante pure tu. E non... invece no. Ma chi è Mattia? Sono io, ho sbagliato, ok? Ecco, il nostro fortino di Ninna e Mattia. Ho sbagliato. Vabbè, ecco, Ninna e Matti. Io l'avevo fatto tutto carino, tu hai rovinato tutto. Non è vero. Sì. Sei tu che non hai lasciato spazio a me, quindi mi sono arrabbiato. Questo pennarello lo lasciamo. Si è incastrato in mezzo al fortino. Si è proprio incastrato in mezzo al fortino, Ninna. Ok, il nostro fortino è quasi pronto. Ho messo il campanello, guardate. Non fa tantissimo rumore, lo so, però attirerà Willy, fidatevi, che già è abbastanza incuriosito. Guardate il gattino curioso. E poi dun 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 dun, piccolo spoiler. Ciao. Ciao. Ci siamo? Sì. Sei pronta ad entrare? Sì, sto per entrare. Vai, 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 vai che vai, poi vai, arrivo. Vai, vai. Ma c'è Willy dentro? Sì. Eccolo! No, Willy, non è quella l'uscita! Willy, non si esce da lì. È bellissimo! Guardatelo. Sto arrivando insieme a qualcuno! Aia, mi sono seduto sopra il tiragraffi di Willy. Non è che ci sia tantissimo... Ninna! Willy, vieni qua! Willy! Eccolo! Eccomi qui! Sono arrivato. C'è anche la cuccia per lui. E c'è anche la cuccia di Willy. Abbiamo pensato proprio a tutto. Anche una pallina, Willy. Ehi. Manchi solo tu, sbrigati. Non vuole venire. Ci odia. Eccolo. Non so da dove passare. Ecco, è arrivato. Siamo tutti nel fortino. Devo metterlo sulla cuccia prima che sia troppo tardi. Ora ci siamo davvero tutti. Che ma bello questo fortino. Che cosa si fa in questo fortino, Ninna? Che si fa? Nel fortino. Mi stai dicendo che in questo fortino dobbiamo studiare? Esatto, ora ti leggo un po' di storia. Ma come, no? Sì, sì. Ma i fortini sono divertenti. Infatti, Matti, noi ci possiamo divertire, lo sai con cosa? Cosa? Perché mi parli così? Ti vedo in difficoltà. No. Ti vedo no, in non difficoltà. Sono assolutamente in difficoltà. Nel nostro fortino noi possiamo pulire, guarda. Pulire? Sì, possiamo ma come pulire. Possiamo pulire? Guarda, vedi, qua ci sono delle cose, ma, no? Ma io... Vedi, è molto divertente, prova. Ma io non voglio pulire. E dai, prova. Ti va divertirai bene. No, non addosso a me. Non addosso a me. Ok, tu non puoi pulire. Però potresti mangiare le cose di Willy. No, guarda dove è andato Willy. Dov'è? Ah. Però se lo avvicini a te potresti spazzolarlo. È vero. Non ci avevo mai pensato. Ma non è molto felice di essere spazzolato, eh? No. Quindi non puoi neanche spazzolarlo, però... Però aspetta. Però, sì. Questa casa, ora che guardo bene, è super tecnologica. Esatto. Abbiamo anche una tenda per avere più luce nel fortino. Esatto. Scusa, però un secondo ad aprire. Sì. La apro subito, vedi? Wow. Willy! Ma questo è bellissimo. Hai visto? Ma... È tipo una finestra. Ti hai anche un cuscino. Ma... Puoi anche dormire nel nostro fortino, vedi? Ma è poi così male. Buonanotte. Dai, dai, Ninna, stai ferma. Ma l'avete vista la lampada quanto è bella? Ah, è vero, abbiamo pure una lampada che non fa luce. Esatto, è completamente inutile. No, guarda, ti fa un po' di luce. Sì, assolutamente. Sì. Noi ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ninna, non mi puoi spazzolare. No, vabbè. Non mi puoi spazzolare con la spazzola di Willy. Ma basta, io esco dal fortino. Dai.
noi ci vediamo con un nuovissimo video dal fortino di Ninna e Mattia con la cancellata. È proprio tutto, in questo momento trovate sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto su Instagram. Quindi andateli a vedere, i video sono su YouTube. Ah no, su YouTube volevo dire, vabbè, però seguiteci pure su Instagram. E qui sotto al tasto iscriviti trovate anche le nostre magliette, felpe e tazze ufficiali. Quindi mi raccomando, scorrete un pochino qui in basso e le troverete, non perdetene neanche una. Perché sono bellissime, sono tutte nostre. Ciao.